Il santuario di Polsi anche quest'anno ha dato prova di essere un importante riferimento per i calabresi. In tantissimi, infatti, hanno preso parte ai festeggiamenti conclusivi della Santa Vergine della Montagna nella frazione di San Luca, tra devozione, tradizione e voglia di riscatto. Una festa che inizia già dal viaggio che molti intraprendono a piedi in segno di devozione per rendere omaggio alla regina d'Aspromonte. Il problema più delicato è liberare Polsi dal suo isolamento. Da più parti è stato osservato e scritto sui giornali che il territorio di Polsi è stato un territorio molto frequentato dall'Ndrangheta. Pochi hanno pensato che ciò fosse favorito proprio dall'impraticabilità del luogo. A dirlo è stato il vescovo di Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva, nell'accorata omelia proferita proprio in occasione della festa. Attraverso questa opera lanceremo al mondo un segnale concreto, che è quello di una Calabria che vuole cambiare e sta cambiando e nella quale non ci sono più luoghi inaccessibili o difficilmente accessibili dove le organizzazioni ndranghetistiche possono agire indisturbate. Occorre liberare Polsi dal suo stato di isolamento. Occorre liberare Polsi dal suo stato di isolamento. Il santuario è raggiungibile attraverso strade impervie e pericolose. Ogni anno qualche fedele ha subito qualche incidente e credo che solo la protezione di Maria abbia impedito che sia stato mortale. Dei collegamenti telefonici e informatici non è il caso di parlare. Da più parti è stato osservato e scritto sui giornali che il territorio di Polsi è stato un territorio molto frequentato dalla 'Ndrangheta. Pochi hanno pensato che ciò fosse favorito proprio dall'impraticabilità del luogo. Una cosa mi sembra scontata: l'isolamento di un territorio favorisce le attività di criminalità. La storia insegna che laddove lo Stato non fa sentire la sua presenza attraverso interventi importanti, servizi e opere di sviluppo del territorio, la mafia è sempre presente e comanda al suo posto. La prima urgenza, e questo mi sembra di cogliere, una convergenza delle istituzioni, dopo la vista al santuario del Ministro dell'Interno, l'onorevole Marco Minniti, è liberare Polsi dal suo stato di isolamento, lo ripeto, dando priorità alla realizzazione di una nuova strada o alla sistemazione al meglio di quelle esistenti attraverso un intervento importante. Il santuario si è sempre attivato con i propri mezzi per limitare i disagi e rendere percorribili le strade esistenti. Ma oggi non bastano più i raccolti annuali con continui dispendi di risorse economiche. Occorrono interventi strutturali di una certa importanza. Lo vogliamo fare anche perché la bellezza di questo santuario e le bellezze che lo circondano possono essere pienamente godute e fruite da tutti. E quanto invece ha detto il presidente della giunta regionale Mario Oliverio, portando il suo saluto alle autorità civili, politiche, religiose e attentissimi cittadini, provenienti da ogni parte della Calabria e oltre, che hanno partecipato al rito conclusivo della commemorazione della Santa Vergine della Montagna. Io sono stato qui il 3 di luglio scorso con il ministro Minniti, con il prefetto, con tutte le autorità dello Stato a significare che lo Stato appunto c'è, che lo Stato vuole aiutare questa terra a riscattarsi, che Polsi è, deve essere il simbolo del riscatto contro la 'Ndrangheta, contro la violenza, per fare affermare i valori veri di questa terra, che sono i valori dell'accoglienza, della pace e della solidarietà. Naturalmente un luogo come questo, per essere luogo di riscatto, deve essere anche un luogo accessibile. Ecco perché abbiamo messo allo studio un gruppo di lavoro tecnico che sta studiando un possibile tracciato per la realizzazione prima del progetto e poi di una strada, perché non si tratta di un'opera che si fa dalla sera alla mattina, si tratta di un'opera che bisogna innanzitutto pensare, progettare e poi realizzare. E noi abbiamo avviato questo percorso. La Madonna di Polsi è un punto di grande riferimento e di fede per i calabresi. La Madonna deve aiutarci a riscattare questa Calabria e ad affermare un processo di crescita, di lavoro, di affermazione dei valori del rispetto della persona.
presente alle celebrazioni anche il prefetto di Bari. L'incontro del 3 luglio, in cui è stato presente il ministro Minniti, voleva e vuole essere uno spartiacque. Il signor ministro ha parlato di rottura dal passato per proiettare la Madonna di Corsi verso un futuro in cui riacquisti la sua originaria tradizione, luogo di culto, luogo di speranza, luogo di fede. E voglio pensare che questa rottura da ciò che si è detto, dall'andrangheta, dalla violenza, da ciò che spesso è stato evocato in questo territorio, sia qui rappresentato oggi da voi, fedeli che siete là in l'olio rispetto alla zizzania. Thank you.